Enough is enough! Enough is enough! Enough! When do our children get to just be children? We are a physical representation of our support for George Floyd. Black Lives Matter! Black Lives Matter! I fattori, i meccanismi, le trasformazioni che incidono nelle vite delle persone sono tantissime. Poi naturalmente alcuni di questi fattori sono più pesanti, più incisivi di altri, e quando si parla di praticamente ogni cosa che capiti dentro la società americana, uno dei più importanti fattori che incide sulle sorti delle persone è il razzismo. The Lakers, now the playoffs. The opening of baseball season. Unmistakable evidence. National Human Genome Project. Your commitment. Everybody knows it. Hey, lots of luck in your senior year. Martin Luther King. Non esiste una singola questione che non possa essere letta a partire dal razzismo, per cui in questo video parliamo di razzismo, non tanto come fenomeno umano, bensì come fenomeno politico. Che esista il razzismo sul piano politico-economico lo vediamo nei dati. Qualsiasi cosa prendiamo in considerazione, l'istruzione, l'alfabetizzazione, la mortalità infantile, le opportunità di lavoro per le donne, i redditi medi, in che case si vive, in che quartieri si vive, in che facoltà universitarie si va a studiare, se si rischia o meno di andare in carcere, qualsiasi aspetto della società americana tu scegli di guardare e guardi la composizione etnica del destino delle persone, vedi che c'è una sproporzione in chi ha una sorte peggiore delle altre rispetto alle persone afroamericane, in generale per quanto riguarda le persone non bianche. Perché accade tutto questo? Dobbiamo innanzitutto fare un grosso passo indietro, e in questo caso il passo indietro ci porta a prima che nascessero gli Stati Uniti. Quello che oggi conosciamo come paese che si chiama Stati Uniti d'America era una successione di colonie fondate di fatto dagli europei, che arrivarono in questo che considerarono il nuovo mondo, lo esplorarono, lo conquistarono a danno naturalmente dei nativi americani che furono sterminati in parte da noi europei, in parte dalle malattie che portammo noi europei. E che cosa portammo noi europei oltre alle malattie? Portammo gli schiavi. Milioni e milioni di persone portate contro la loro volontà negli scafi delle navi, incatenati dall'Africa, perché facessero da forza lavoro per costruirlo questo nuovo mondo, perché potessero essere utilizzate, trattate, vendute, comprate esattamente come gli animali che vengono utilizzati in una fattoria per arare il terreno. Venivano separate dalle famiglie, venivano tenute appena in vita perché sopravvivessero abbastanza e potessero essere utili per lavorare poco di più. E questa storia, che comincia formalmente nel 1526, va avanti per secoli. Poi si arriva alla fondazione degli Stati Uniti, siamo alla fine del Settecento, e quando vengono fondati gli Stati Uniti, vengono fondati a fronte di una situazione di fatto che vede milioni di persone in schiavitù. E cosa fai? O decidi di scrivere nella tua Costituzione che la schiavitù è legale, oppure scrivi nella tua Costituzione, che è quello che fecero all'epoca i padri fondatori, che tutte le persone hanno diritto a non essere oppresse, e in questo ti dimentichi, ometti, che questa regola valeva soltanto per i bianchi. Ma lo fai perché innanzitutto, mettendo per iscritto quel principio, puoi sperare di farlo valere un giorno, puoi sperare che possa diventare il principio in cui il paese si riconosce, puoi farlo valere effettivamente. Se da secoli e per secoli non c'è del razzismo, ma la legge dice che i neri sono inferiori, che i neri sono schiavi, che puoi fare loro quello che vuoi, chiaramente non solo è legale farlo, ci dice anche che questo modo di guardare al mondo diventò parte di quella cultura, di quelle persone, perché da secoli quello che vedevano attorno a sé era quello. I bambini crescevano in un paese che funzionava così, diviso tra i bianchi e i neri. Questo gli veniva insegnato dai genitori, dai media, a scuola. Era molto difficile all'epoca non essere razzisti, perché non c'erano alternative, non c'era altro, soprattutto se vivevi nel sud del paese, dove c'erano la grandissima parte degli schiavi impiegati nell'agricoltura, soprattutto nelle grandi piantagioni di cotone.
Chiaramente quando poi nascono gli Stati Uniti e nascono su quella premessa di libertà della dichiarazione di indipendenza, all men are created equal, si creano delle contraddizioni evidenti e ci vuole poco perché questi nodi vengano al pettine. Il paese si divide in due sostanzialmente: il sud, che ha moltissimi schiavi e che difende molto il diritto ad avere gli schiavi anche perché vede dietro la manodopera a bassissimo costo degli schiavi un pilastro della sua forza economica. A nord invece, dove non c'era tanta agricoltura ma c'era più industria, questa cosa degli schiavi viene vista sempre di più come una barbarie, tanto che nascono non solo dei movimenti per liberare gli schiavi, nascono dei percorsi informali per aiutare gli schiavi a scappare verso nord, nascono delle associazioni che danno dei soldi agli schiavi perché comprino la loro libertà. Siccome gli schiavi erano una merce, avevano un prezzo, tu potevi comprare te stesso, comprandoti dal tuo padrone, ma ci volevano un sacco di soldi. Insomma, la schiavitù diventa un tema di grandissima divisione politica che vede contrapposti il Nord e il Sud, e questa è una cosa importante da tenere a mente: al Nord il partito antischiavista è il Partito Repubblicano. Al sud il partito schiavista è il Partito Democratico. Lincoln era un repubblicano. Viene eletto presidente a metà dell'Ottocento, non è un antischiavista, ma viene eletto sapendo che è una persona che non vede bene la schiavitù. Negli stati del sud dicono: qui per noi finisce presto la pacchia, sai che facciamo? Ce ne andiamo. Dichiarano in massa la secessione dagli Stati Uniti. Come reagisce Lincoln dicendo: voi non andate da nessuna parte, e parte quindi la guerra di secessione. Guerra che fu combattuta dal sud contro il nord per andarsene, dal nord contro il sud per proteggere l'unità del paese. Al centro di tutto questo c'era la schiavitù. I can't listen to this anymore. Per cui, quando poi il nord vince la guerra, Abraham Lincoln emana la cosiddetta Emancipation Proclamation, cioè la dichiarazione ufficiale che abolisce la schiavitù in tutti gli Stati Uniti, sud compreso. Vince la guerra, gli Stati Uniti restano uniti, la schiavitù viene cancellata. Facciamo adesso uno sforzo di immaginazione, pensiamo di tornare a quegli anni. Innanzitutto la schiavitù è stata abolita, ma non perché la popolazione ha voluto farlo, anzi un pezzo di paese ha combattuto una guerra per anni, è morta pur di difendere la schiavitù. Quindi sì, ha perso la guerra e dovrà fare buon viso a cattivo gioco, ma non è che dal giorno dopo la proclamazione di libertà per gli schiavi improvvisamente si era tutti amici, felici. Al contrario, quelli del sud hanno perso la guerra e si ritrovano quindi costretti ad accettare qualcosa che non volevano. I neri sono liberi di fare quello che vogliono, sono liberi di andarsene dalle case in cui hanno lavorato fino a quel momento. Ma anche le persone del nord, anche chi non aveva schiavi, magari non era d'accordo con la schiavitù. Ma questo non vuol dire che non fosse razzista, che avrebbe desiderato e accolto un genero afroamericano, che avrebbe assunto un dipendente afroamericano, che vorrebbe per i suoi figli un medico o un insegnante afroamericano. E quindi da quando finisce la schiavitù, e siamo alla fine dell'Ottocento più o meno, comincia un lungo periodo che durerà fino agli anni 60 del Novecento, di segregazione razziale. I neri e i bianchi sono formalmente uguali, ma lo dice a un certo punto anche, pensate, una sentenza della Corte Suprema, che dice che bianchi e neri devono essere separate but equal, separati ma uguali. La parte che contava davvero era separati. Nascono le scuole per bianchi e le scuole per neri, i locali per bianchi e i locali per neri, i quartieri per bianchi e i quartieri per neri, e tutto quello che esiste nella versione per neri esiste in una versione incredibilmente scadente, deficitaria, molto peggiore di tutto quello che invece è destinato ai bianchi. Una grossa parte, insomma, dell'opinione pubblica, finita la schiavitù, decide di trovare degli altri modi legali per mantenere i neri in quella condizione di subalternità, e lo fanno in molti altri modi. Per esempio il voto, limitando l'accesso al voto delle persone afroamericane. Diventano comunissime negli Stati Uniti delle leggi che prevedono che se tu vuoi iscriverti alle liste elettorali e quindi votare, devi superare un test di alfabetizzazione. Ma i neri erano schiavi fino al giorno prima, non avevano la possibilità di andare a scuola. Ma dei test erano a volte veramente surreali e crudeli. Bisognava indovinare quanti fagioli ci sono dentro un barattolo, tipo il quiz, quello lì di Raffaella Carrà, adesso non ricordo. Sottoponevano questi giochini ai neri che volevano iscriversi alle liste elettorali per trovare dei modi per scartarli. Per iscriversi alla lista elettorale devi pagare una tassa anche magari piuttosto significativa. I bianchi se la possono permettere, i neri no. Oppure, un'altra cosa ancora più subdola, vuoi iscriverti alle liste elettorali? Bene.
Noi poi facciamo ogni settimana un grande manifesto, lo appendiamo in città, in cui diciamo: si sono iscritte alle liste elettorali queste persone, con l'indirizzo e tutto. E cosa succedeva? Che gruppi di violenti, che poi si raccolsero attorno a quell'organizzazione che si chiama Ku Klux Klan, andavano a prendere di mira queste persone, gli bruciavano la casa, gli lanciavano delle bombe Molotov dentro casa, li aggredivano, e tutti gli altri recepivano il messaggio: era meglio stare lontani dalla politica, era meglio non far valere la propria voce e le proprie idee. Immaginate un contesto, perché era quello che veniva fuori dalla schiavitù, in cui tutto il potere è in mano ai bianchi, i tribunali, le giurie, i commissariati di polizia, e quindi non c'era nessuno a cui Neddy potessero chiedere aiuto. Anzi, se c'era un delitto insoluto, bastava trovare un nero a caso e dargli la colpa. I tribunali e le giurie erano spesso composte da soli bianchi, e capitava spesso che i neri venissero linciati per qualsiasi ragione, semplicemente a volte perché giravano delle voci che uno aveva risposto male a qualcun altro. Andavano a prenderlo, lo picchiavano in piazza, lo lasciavano morto a terra. A volte questo avveniva da parte degli agenti di polizia. A volte i poliziotti erano anche membri del Ku Klux Klan o li coprivano. Erano liberi di agire in totale impunità, e infatti in quegli anni avvennero alcuni dei crimini contro gli afroamericani peggiori di sempre. 4 ragazzine morirono in una scuola a Birmingham, e parliamo davvero degli anni 50-60, dopo un attentato dinamitardo. Una città dell'Oklahoma che si chiama Tulsa, in cui i neri, anche facendo sistema, erano riusciti ad arricchirsi, ad aprire delle imprese, era diventato un centro di grande sviluppo proprio in un'economia popolata molto da afroamericani. Ecco, quella città lì fu distrutta, fu rasa al suolo da una ribellione dei bianchi, col pretesto di un ragazzo afroamericano aveva pestato il piede a una ragazza bianca, ma la ragazza nemmeno ve l'aveva denunciato. Era un pretesto qualsiasi per radere al suolo 6 isolati di questa città, per ammazzare un sacco di gente, per rubare a queste persone i loro soldi, i loro business, quello che avevano faticosamente costruito. E cose come queste nel sud degli Stati Uniti capitarono per decenni. A volte il destino delle persone afroamericane era segnato prima ancora che nascessero. Ve lo racconto con questa storia. Nel 1929 ci fu una grave crisi economica, la famosa crisi del 29, da cui si uscì con un grande piano di investimenti pubblici, quello del presidente Roosevelt, viene chiamato il New Deal. Il New Deal, fra le altre cose, prevedeva che le banche fossero incentivate a dare dei prestiti alle persone che volevano aprire, per esempio, un'impresa, un negozio, oppure comprare una casa con un mutuo, e il governo, per incentivare le banche a dare questi prestiti, si fece garante. Questi prestiti però non potevano andare a chiunque. Il governo prese delle mappe e, con una linea rossa, circondò i posti in cui sconsigliava di investire, e quei posti lì circondati di rosso erano i posti in cui abitavano gli afroamericani e in generale le persone non bianche. E quindi questa pratica, nota ancora oggi come redlining, stabilì che è il solo fatto di nascere in un certo quartiere prevedeva che tu non avessi accesso a opportunità che altrove esistevano. Il solo fatto di nascere in un certo quartiere, se quelle case valevano poco perché non venivano ristrutturate, perché non venivano comprate o vendute per i motivi di cui sopra, ecco, anche le scuole in quel quartiere avrebbero fatto schifo, perché se avete visto il video sulla scuola di questo canale sapete che le scuole americane si finanziano con le tasse sulla proprietà immobiliare, e quindi chi ha meno viene mantenuto in quella posizione subalterna, e chi ha più non redistribuisce nulla di quella ricchezza che ha ottenuto. Negli anni 60 gli abusi sono tali e sono così gravi, e le persone sensibili a questi abusi, anche non afroamericane, diventano sempre di più. I media cominciano a raccontare con molta più puntualità queste ingiustizie. Nasce un vero grande movimento per i diritti civili, un movimento che vuole che la legge dica che le persone sono uguali anche nella sostanza e non soltanto nella teoria. Il principale leader di questo movimento è un reverendo che si chiama Martin Luther King, e con lui ha un gruppo di persone che lo aiutano. Il più giovane di questi leader si chiama invece John Lewis, è stato poi un deputato di lunghissimo corso e morto pochissimi anni fa, figura davvero leggendaria della politica e della cultura statunitense. Martin Luther King e i suoi attivisti cominciano a organizzare delle azioni dimostrative. Per esempio, decidono di prendere il bus insieme ai bianchi, li chiamano Freedom Riders, gruppi di attivisti bianchi e neri che insieme viaggiano, creando grande scandalo, venendo aggrediti. Agli autobus viene dato fuoco, la polizia ferma gli autobus che, appena aprono le porte, vedono salire sopra dei militanti razzisti e manganellano tutti. Era un lavoro di attivismo rischiosissimo. A John Lewis fu aperta la testa 2 volte, anche perché questi attivisti afroamericani predicavano come strategia e come principio la non violenza.
Si sedevano per esempio al bancone del ristorante nel sedile dei bianchi, gli dicevano spostati che quello non è il tuo posto, loro restavano lì, non reagivano, venivano presi a pugni, a schiaffi e loro non facevano nulla. We the Negro citizens of Montgomery have been engaged in a non-violent protest against injustices and indignities experienced on city buses. Era una scelta frutto della consapevolezza che se volevi davvero sensibilizzare le altre persone sulla tua ingiustizia, non potevi correre il rischio di passare dalla parte del torto. Nemmeno reagendo a una provocazione dovevi essere inattaccabile. Pensate che tra loro, prima di fare queste manifestazioni, si addestravano prendendosi tra loro a insulti. Si chiudevano in una stanza, magari picchiavano una persona e questa non doveva reagire, gli dicevano le cose peggiori. Quando poi arrivavano a farlo davvero nei locali, nei bar, negli autobus, erano addestrati a non reagire mai. Uno dei momenti più importanti di questo processo di liberazione, perché poi questo furono tre grandi marce organizzate da Selma in Alabama a Montgomery in Mississippi, marce di afroamericani che soltanto camminando volevano protestare e rivendicare l'uguaglianza rispetto a tutti gli altri. La prima di queste marce fu repressa nel sangue in corrispondenza di un ponte, l'Edmund Pettus Bridge. Semplicemente i poliziotti dissero che quella manifestazione non era autorizzata e quindi presero a manganellate e a calci e a pugni a cavallo i militanti facendogli del male in ogni modo. Non ci furono morti, ma ci furono tantissime ossa rotte, ci fu una ragazza che ebbe bisogno di decine di punti di sutura sul viso, John Lewis si vide la testa spaccata ancora una volta. Le immagini di questo massacro furono trasmesse da tutti i TG, crearono grande scalpore in tutto il paese. Fu organizzata un'altra marcia, anche quella non autorizzata. Martin Luther King andò a partecipare a quella marcia e, arrivati a un momento dallo scontro, un altro scontro con i poliziotti, decise di inginocchiarsi, di sospendere la marcia e ritornare indietro per evitare quello scontro. Fu un momento molto forte, molto simbolico. King fu anche molto criticato per questo, ma nel giro di qualche giorno un'altra aggressione razzista contro due bianchi che avevano partecipato a queste marce e portarono alla morte di una di queste persone fece capire, insomma, che non poteva essere finita lì. Fu organizzata un'altra marcia ancora una volta. Il governatore Wallace dell'Alabama, forse il più famoso politico razzista del Sud, di nuovo mise fuori legge quella manifestazione, intervenne il governo degli Stati Uniti. Non è una cosa comune in questioni di proteste, cortei, ordine pubblico, disse la manifestazione si fa, la marcia si fece, la terza marcia su Selma. Restò un momento così importante e simbolico di quella battaglia e di quelle pressioni per avere giustizia che viene celebrato ancora oggi, e nel 50° anniversario di quella marcia del 2015 si tenne un'altra marcia, sempre sull'Edmund Pettus Bridge, e fu aperta da John Lewis, ormai deputato di una certa età, e da Barack Obama, il primo presidente nero della storia americana. Fu un grande momento di chiusura di quel cerchio. Era chiaro a quel punto che quelle condizioni di discriminazione, di repressione sistematica non potessero avere cittadinanza. In un paese che voleva essere una superpotenza, un modello di democrazia e di diritti nel 1960. E quindi il presidente degli Stati Uniti, l'allora presidente Lyndon Johnson, che era succeduto a John Fitzgerald Kennedy, ucciso nell'attentato a Dallas, firmò e spinse molto perché passasse al Congresso il Civil Rights Act, la legge americana sui diritti civili, la più importante, quella che stabilisce che davvero tutte le persone sono uguali, che davvero non può esserci alcuna discriminazione in nessun settore. Che aveva naturalmente anche molte misure per monitorare quegli stati in cui c'erano più persone razziste. Per esempio, fino a pochissimi anni fa, gli stati del sud che volevano cambiare la legge elettorale dovevano chiedere il permesso al governo federale, che doveva quindi studiare se effettivamente quella modifica non fosse dovuta al desiderio di marginalizzare gli afroamericani. E così in moltissimi altri casi questi stati furono messi sotto la tutela del governo federale per evitare che potessero approvare delle altre leggi che magari pubblicamente dicevano, non so, alziamo le tasse su chi abita in quel quartiere, ma lo scopo sottinteso fosse colpire in qualche modo gli afroamericani in quanto afroamericani. La stessa cosa avvenne con la guerra alla droga. La guerra alla droga fu per molti versi un pretesto perché permise di perseguire soltanto chi consumava certe droghe e non altre, per esempio molto più il crack, droga che era molto diffusa tra gli afroamericani, che la cocaina, droga che invece era molto diffusa tra i bianchi.
Lo stesso vale per il sistema penale americano, tant'è che oggi negli Stati Uniti c'è un altissimo tasso di persone afroamericane detenute in carcere, così alto che mostra evidentemente una qualche patologia del sistema. Vi dicevo prima che questa è una storia di liberazione, perché non bisogna mai perdere di vista una realtà, che per quanto gli Stati Uniti abbiano un passato così pregno di razzismo sistemico, non bisogna mai dimenticare che le cose sono andate sempre meglio. E lo vediamo nei dati. I dati che riguardano la distribuzione della ricchezza, chi possiede le case e dove, l'accesso all'università e agli studi di alto livello, l'accesso a professioni molto qualificate, l'accesso ai più alti livelli della politica, oltre che della cultura. Naturalmente vediamo che la condizione di chi bianco non è negli Stati Uniti è sempre migliorata nel corso del tempo e sta ancora migliorando molto. Ovviamente siamo lontanissimi da un punto che possa dirsi soddisfacente, ma combattere per questi diritti ha prodotto e continua a produrre dei risultati. Vi faccio un esempio molto recente, molto concreto e di cui si è parlato pochissimo. Avete presente l'estate del 2020? La ricordiamo certo per la pandemia, ma la ricordiamo e la ricordano soprattutto gli americani per l'omicidio di George Floyd, che non solo, diciamo, mostrò per l'ennesima volta il tipo di violenza gratuita a cui sono esposte spesso le persone afroamericane nei loro contatti con la polizia, ma generò una grande presa di coscienza, ricorderete quel periodo, quelle settimane, a fronte delle permanenti discriminazioni sistemiche nella società americana. Cosa accadde dopo quella presa di coscienza? Cos'è rimasto di quelle battaglie? Tantissime cose diverse, ve ne cito soltanto una: le 100 aziende americane a maggior capitalizzazione nel 2020 per via della pandemia avevano licenziato moltissimo, nel 2021 hanno assunto 300.000 persone, il 91% non erano bianche, quindi il 91% erano afroamericane, asiatiche, latinoamericane, forse per questioni di giustizia, forse anche solo per questioni di immagine, di reputazione, ma che importa, concretamente quelle persone hanno avuto accesso a un lavoro che altrimenti probabilmente senza il caso Floyd e tutto quello che accadde dopo non sarebbero mai arrivati. Rimangono due domande attorno a questa questione. Una vera politica antirazzista deve essere una politica cosiddetta colorblind, e cioè che giudica le persone come se non avessero colore. I più bravi vanno avanti, i più meritevoli vanno avanti. Oppure, a fronte del fatto che gli esseri umani non possono essere davvero colorblind e le discriminazioni esistono, bisogna, per essere giusti, innescare e mettere in atto delle discriminazioni positive, cioè per esempio decidere che ci sono delle quote. Questa è una discussione eterna. Martin Luther King credeva molto nell'essere colorblind, diceva: dobbiamo puntare a una società in cui l'etnia non abbia più valore e più peso. Altri dicono oggi: l'etnia avrà sempre peso, quindi teniamone conto quando prendiamo ogni decisione. Ho detto al presidente che Obama ha tutto per poter andare d'accordo con lui, perché è giovane, è bello e anche abbronzato, e quindi penso che si possa sviluppare una buona collaborazione. L'altra domanda è una domanda che riguarda anche un po' noi, perché quando guardiamo agli Stati Uniti, anche quando guardate voi un video come questo, parliamo di un tema che ci sembra, e lo è, gigantesco in America, e forse facciamo un paragone con quello che accade dalle nostre parti. E a volte siamo portati a pensare che il fatto che lì si parli così tanto di razzismo, il fatto che lì ci siano così tante aggressioni razziste da parte della polizia, che sia insomma un tema molto più visibile di quanto accada da noi, ecco, a volte ci fa dire: e beh, gli americani sono molto razzisti, oppure hanno un grosso problema con il razzismo. Qua in realtà dalle nostre parti io tutte queste cose non le vedo. Non dimenticate però una cosa: che gli Stati Uniti sono un paese diversissimo sul piano etnico, mentre l'Italia è un paese praticamente ancora oggi completamente bianco. Gli Stati Uniti hanno già oggi imprenditori, politici, hanno avuto presidenti neri. In Italia le persone nere nella classe dirigente sono pochissime. E bufera in Italia per le parole pronunciate dal vicepresidente del Senato Roberto Calderoli in riferimento al ministro dell'integrazione italiano. Amo gli animali, ha detto, ma quando vedo le immagini della Kieng non posso non pensare, anche se non dico che lo sia, alle sembianze di un orango. L'Italia ha avuto una sola ministra nera nella sua storia e, forse qualcuno lo ricorderà, finì con i suoi avversari politici che le davano della scimmia. E quelle persone lì non sono state mica cancellate dalla cancel culture, sono anzi ancora oggi nelle istituzioni, anche con incarichi di maggior responsabilità rispetto a prima. Le abbiamo promosse, insomma, quelle persone lì. Ma non solo abbiamo avuto una sola ministra nera nella nostra storia, e in generale siamo una società molto omogenea sul piano etnico. Io salto un grande
quel pochissimo di diversità che sta arrivando in Italia in questi anni a fronte dell'immigrazione, per esempio, ma non solo, lo viviamo come una invasione, come un fenomeno che cambierà completamente i connotati culturali, demografici dell'Italia e degli italiani. Insomma, a me non preoccupa un paese che sicuramente ha gravi problemi di razzismo, ma che ne parla molto e che cerca di risolvere questi problemi e di andare avanti, come è il caso degli Stati Uniti. Mi preoccupa un po' di più un paese che non ne parla del tutto perché pensa di non avere quel problema. Ma questa è una mia opinione e uno dei molti spunti che spero possa lasciarvi questo video. Discutetene pure, datemi torto se volete, fatelo con educazione magari, fatelo nei commenti, fatelo in famiglia con le persone con cui vedete questi video. Questo video raccontava una cosa così grossa che sicuramente ci capiterà ancora di parlare di razzismo nei prossimi video, l'abbiamo già fatto in altri del passato, è un tema che davvero è ovunque, quindi consideriamolo un inizio, spero che vi sia stato utile. Se non volete perdervi gli altri video di questo canale, che si parli di razzismo o di qualsiasi altra cosa, ricordatevi di fare l'iscrizione al canale, così l'algoritmo ve li propone in continuazione invece di quei soliti video, i fai da te, quelle robe dei tutorial, che possono anche essere utili in certi momenti, ma non sempre. Ciao! We will be able to emerge from the bleak and desolate midnight of man's inhumanity to man to the bright and glittering daybreak of freedom and justice.